Video games are the latest craze to sweep the country and most of the world, too. Millions of people are addicted to hours of gazing at electronic images on game screens and arcades and in their own homes. What makes video games so popular? Well, we search for an answer as we begin a special series on Video Fever, Games People Play. Fino alla prima metà degli anni 70, gli unici divertimenti erano la televisione, il cinema e la disco music. I più giovani, invece, erano liberi di vivere la strada e di giocare all'aria aperta. Stava nascendo in America un nuovo concetto di intrattenimento che avrebbe legato intere generazioni ad un nuovo mondo, il gioco virtuale. Nel 1972 nasce in America l'Atari, un'azienda statunitense che commercializzava il primo videogioco con Coin-Op Arcade. Era nato Pong. Pong è un videogioco che simula in modo molto semplificato il ping pong. Il giocatore controlla la barra bianca che può muovere verticalmente lungo un lato dello schermo. L'obiettivo del giocatore è colpire una palla e rispedirla dall'altra racchetta. Il giocatore che non riesce a rispedire la palla concede un punto al suo avversario. Nascevano così i primi cabinati arcade. Delle postazioni di gioco grandi come un piccolo armadio realizzate in legno. Per poter giocare si doveva inserire una moneta coin ed iniziare la partita. Il cabinato aveva uno schermo, un joystick e dei pulsanti azione. In America, le prime sale gioco dove venivano montati diversi cabinati tutti in fila nascevano intorno alla metà degli anni 70, mentre in Italia il fenomeno si diffuse solo diversi anni dopo, quasi a ridosso del 1980. Dopo il successo di Pong, l'Atari nel 1975 sviluppò Breakout, un videogioco dove il giocatore poteva muovere orizzontalmente una barra posta in basso. Lo schermo era un classico. La pallina rimbalzava sulla barra e doveva colpire i mattoncini colorati fino a pulire lo schermo intero. Successivamente, l'Atari realizzò altri due coin-up, Asteroids e Super Breakout Asteroids, realizzato in grafica vettoriale. Fu un grandissimo successo. Lo scopo del gioco è quello di colpire e distruggere gli asteroidi e dischi volanti, senza entrare in collisioni con essi e senza essere colpiti dal fuoco dei dischi volanti. Ogni qualvolta si colpisce un asteroide, esso si distrugge creando due asteroidi più piccoli e così via fino ad annientarli completamente. Super Breakout aveva lo stesso scopo del suo predecessore, ma con alcune varianti che ne modificavano il gameplay. L'Atari, sul fine degli anni 70, realizzò altri titoli come Sprint, Destroyer, Dominos, Baseball e Football, ed infine Lunar Lander. Anche in Giappone, la Taito cominciò a realizzare dei giochi da bar. Nel 1978 nacque Space Invaders. In Space Invaders, il giocatore controlla un cannone mobile che si muove orizzontalmente sul fondo dello schermo. La sua missione è quella di abbattere uno ad uno gli alieni che pian piano si avvicinano alla Terra. Il giocatore può nascondersi dietro dei rifugi che però possono essere distrutti dai colpi del nemico. Lo scopo del gioco è liberare lo schema da tutti gli alieni. Sempre in Giappone, nel 1978, la Namco entrò nel mondo degli arcade bar con il titolo GB. GB non ebbe particolare successo. In esso, il giocatore muove contemporaneamente due barre in orizzontale e deve far rimbalzare su dei mattoncini sparsi nello schermo. Il gioco è un incrocio tra un flipper e Breakout. Nel 1979, la Namco realizzò il suo primo successo, era la volta di Galaxian. In Galaxian il giocatore controlla una piccola astronave posta in basso allo schermo. Nella parte alta sono presenti varie forme di navicelle spaziali che a turno si muovono sullo schermo. Anche in questo gioco lo scopo è quello di annientare tutti i nemici. Il
gioco ricorda molto Space Invaders, ma la grafica più colorata ed effetti sono più acuti, resero il gioco molto più accattivante. Successivamente, la Midway realizzò titoli mediocri come Amazing Maze, Datsun 280 Zap, Tornado ed altri titoli di poco successo. In quegli anni fece timidamente ingresso anche la Nintendo, con alcuni titoli di poco successo. Infatti, nel 1974 venne realizzato Wild Gunman, Space Launcher, Sheriff ed altri titoli clone, però furono poco apprezzati. Il successo degli anni 70 di Pong, Asteroids e Space Invaders furono la pietra miliare per costruire nuove forme di intrattenimento. Il mondo degli arcade bar era solo agli albori e la grafica fino a quel momento non aveva ancora raggiunto alcun traguardo. Il vero successo iniziò negli anni 80, quando il mondo videoludico cominciò ad entrare prepotentemente in tutti i bar e in tutte le case. Ma questa è un'altra storia. We'll be right back.